La mostra Time Space Existence, organizzata da European Cultural Center Italy, ogni due anni segue quello che è il calendario biennale e presenta presso le sedi veneziane di Palazzo Mora, Palazzo Bembo e dei Giardini della Marinaressa una selezione di circa 200 progetti portati da studi di architettura, università, centri di ricerca e aziende che propongono delle soluzioni alternative e innovative alla costruzione o all'architettura. Il sistema che si sia creato è quello di costruire una piattaforma aperta a tutti questi individui e istituzioni impegnate nelle ricerche in ambito di architettura che possano presentare ogni due anni il loro lavoro. La ricerca da parte del team di ICC ci permette di coprire un'area geografica molto, molto ampia e ogni anno abbiamo circa tra i 60 e i 70 paesi diversi rappresentati in mostra. Le tematiche principali affrontate nella mostra sono legate al cambiamento climatico e all'emergenza abitativa, che spesso sono una dipendente dall'altra. Abbiamo diversi progetti, prototipi, ricerche, soluzioni costruite e già sviluppate in diverse parti del mondo. La mostra è strutturata su tre location. I diversi progetti vengono proposti sia come contributi di ricerca che vengono presentati con diversi media, quindi abbiamo video, foto, installazioni, modelli in una maniera un po' più classica e tradizionale per una mostra di architettura e d'altra parte abbiamo anche molti prototipi e alcuni di questi hanno già diciamo un piano post mostra e tra questi abbiamo Angelus Novus che è un prototipo di una volta in mattoni che è stata disegnata, costruita da un team composto dalla Scuola di Ingegneria di Princeton, dagli Stati Uniti, dallo Studio di Ingegneria e Architettura SOM e dall'Università degli Studi di Bergamo. La tecnica che è stata da loro utilizzata per la costruzione di questa volta autoportante in mattoni, grazie all'utilizzo della realtà virtuale, verrà sviluppata in altri contesti e con l'utilizzo anche di altri materiali. Un altro progetto molto importante all'interno della mostra è Essential Homes, progetto di Holcim in collaborazione con la Norman Foster Foundation, che propone un prototipo di soluzione abitativa che è ancora in fase di ricerca ma che già sta trovando nuovi sviluppi e nuove applicazioni.